con la candidata Burgalassi e ci parla di donne in una società più equa. Qual è il vostro programma e cosa intendete di fare per avere un'equità? Credo che intanto vada contraddistinto il modo di fare politica. Le donne hanno un approccio alla vita diverso, hanno un approccio fatto di accoglienza, di cure, e quindi credo che anche l'approccio alla politica delle donne non debba ricalcare l'approccio degli uomini, ma debba ricalcare invece un approccio di ascolto nei confronti degli altri, di accoglienza delle istanze della popolazione, che è quello che forse manca un po' ora alla politica. Le persone sono distaccate dalla politica perché non si sentono ascoltate. Le donne possono essere la svolta su questo tema. L'altra grande cosa è l'impegno e il lavoro che in genere le donne mettono quando decidono e scelgono di fare un percorso, un cammino e prendersi un impegno. Sono appunto Federica Menifei, ho 26 anni, sono candidata a capolista per il collegio di Livorno e della Val di Cornea, quindi rappresento tutta la costa da Livorno a Piombino. Sono contenta che si parli di donne, un po' per il mio lavoro, perché faccio l'ostetrica e quindi per ovvie ragioni mi prendo cura delle donne. Abbiamo visto che in questo periodo di lockdown le donne hanno risentito maggiormente della pandemia, perché se si pensa che sui giornali sono uscite testate come bene, la donna può stare a casa, prendersi cura della famiglia. Siamo tornati indietro di 50 anni, quando c'erano le pubblicità della donna che aspettava l'uomo a casa, no? Invece bisogna. Se eletti in regione, voi cosa proponete per una equità, una parità? Sì, sicuramente dobbiamo impegnarci per arrivare, io penso che nel 2020, insomma, sia una cosa un po' strana da dire, ma arrivare alla parità salariale, perché sempre più abbiamo visto che c'è disparità, che le donne per arrivare nei luoghi dove si prendono le decisioni devono combattere perché donne. Ecco, secondo me dobbiamo arrivare a un punto in cui si sceglie te perché sei il soggetto più adatto, Per e merito. per merito e senza guardare sempre al genere. Perfetto, grazie. Grazie a te.